Fondato nel 1973 da Franco Sandrelli, il piccolo teatro Città di Cortona taglia il traguardo dei suoi primi 50 anni di attività. In 50 anni non solo 300 persone ma ben 70 rappresentazioni che hanno varcato anche i confini regionali e sono andate in giro per tutta Italia. È un grande orgoglio per la città di Cortona perché dimostra la dedizione anche al teatro, soprattutto credo che valga la pena ricordare l'aspetto sociale di questa operazione culturale che ha permeato proprio il tessuto della città per tutti questi anni. Per l'occasione è stato pubblicato un volume celebrativo ed è stata allestita una mostra nella sala Pavolini del Signorelli con copioni, manifesti, proiezioni e abiti di scena. E non solo. Questa è parte di una, diciamo, di un lavoro fotografico fatto e realizzato da un grande fotografo italiano, Pier Nicola Bruno, durante la pandemia. Quindi la commissione, appunto, che è stata fatta a Pier Nicola era fotografare i teatri magnifici italiani, in questo caso dell'Umbria, questa è solo una piccola parte, vuoti ma con un senso davvero molto, molto forte, perché come si vede in questi lavori non c'è la presenza dell'uomo ma si intuisce. Ed ora si guarda al futuro cercando giovani interpreti. Questo è il nostro obiettivo, riportare da questo giorno in poi i giovani, perché altrimenti noi non abbiamo più ruoli disponibili per noi anziani. Che comunque siamo rimasti, però non troviamo i lavori, è difficile.